Anche Cagliari entra a far parte del progetto Custodi del Bello, un'iniziativa promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e dalla Caritas Italiana, che ha come obiettivo quello di ripristinare il decoro della città e dei suoi quartieri, coinvolgendo cittadini che vivono la fragilità della disoccupazione. Lo scopo è restituire loro dignità grazie a percorsi formativi e lavorativi che li vedono impegnati in un processo di rigenerazione urbana. Il tutto grazie ad una collaborazione tra la Chiesa, terzo settore, imprese e amministrazioni locali. È molto importante sia in termini di restituire il decoro a degli spazi che sono appunto abbandonati e quindi non oggetto d'attenzione, ma è altrettanto importante introdurre un concetto nuovo rispetto alle misure di contrasto alla povertà in essere. Non ci sarà soltanto un impegno in attività utili alla collettività, ma ci sarà anche appunto un corso di formazione proprio finalizzato a garantire l'inserimento lavorativo di soggetti in condizione di vulnerabilità. L'iniziativa, già avviata il 15 ottobre scorso nel quartiere della Marina a Cagliari con una squadra composta da 4 persone, ha come prossima tappa il quartiere di Sant'Elia nel periodo di novembre. Il primo step del progetto terminerà intorno al mese di aprile del 2026 e la speranza è quella di attivare almeno 50 tirocini finalizzati all'inserimento lavorativo. Il punto fondamentale è che finora sono una ventina di persone, speriamo di poter nei prossimi mesi avere un numero ancora più consistente, circa 50 persone capaci di imparare un lavoro, capaci di inserirsi. Sono per ora finanziati anche da una fondazione nazionale, che è la Fondazione per il Sud, dentro un progetto che coinvolge diverse città con la collaborazione del Comune. Naturalmente l'auspicio è che non sia semplicemente un'occupazione temporanea, ma che sia un vero avviamento ad un lavoro. Abbiamo trovato anche un'azienda privata che curerà il loro percorso lavorativo.